Ciao amici di Prima Car San Cesario, sono Davide. Oggi vi proponiamo un esemplare di Fiat Panda 4x4. Andiamo a scoprirla più da vicino. Vi dico però prima la motorizzazione: è il 900 Twin Air Turbo a due cilindri da 85 cavalli, con però installato anche un impianto GPL nel 2023, quindi installato da pochissimo. Andiamola a vedere più da vicino. Vi ricordo di iscrivervi però al nostro canale YouTube, così da scoprire sempre le nostre offerte in anteprima. Andiamo. Facciamo una panoramica veloce della vettura. Come saprete, le Panda 4x4 sono fuori produzione e ce ne sono sempre meno esemplari in vendita, specialmente con l'impianto GPL. Noi l'abbiamo controllata, è in ottime condizioni, abbiamo fari originali, fari fendinebbia, cerchi lega da 15 pollici che sono un pochino graffiati, questo ve lo devo dire per correttezza, eccoli qui un po' di graffi, doppio freno a disco. Sul posteriore troviamo ovviamente all'interno del portabagagli il serbatoio dell'impianto GPL, serbatoio maggiorato. Andiamolo a vedere anche nell'interno, ecco qui la denominazione 4x4. Interni con questa finitura ecopelle beige e tessuto, molto ben rifiniti. Se devo segnalare un piccolo danno, soltanto qui nella parte interiore, vedete, c'è due tagli. Per il resto è ottimo lo stato, così come il sedile del passeggero e anche i posteriori provvisti anche di attacchi Isofix. Buone le condizioni del volante, così come della cuffia del cambio, un cambio manuale a 6 rapporti. Abbiamo qui la radio con lettore CD, la modalità City per gestire la leggerezza del volante, autobloccante a gestione elettronica, e qui abbiamo il segnalatore del GPL con anche annesso l'accessorio per fare rifornimento. Bene amici, storia veloce dell'auto: è stata immatricolata nel 2016 ed ha percorso all'incirca 132.000 km. Eccoci amici, il nostro test su strada di questa Fiat Panda. Alcune considerazioni veloci: abbiamo fatto i nostri test accelerazione, frenata, accensione, fluida di scarichi e test avantreno, e l'auto ha superato tutti questi test. L'insonorizzazione non è eccezionale, effettivamente il bicilindrico, il fatto che abbia due cilindri, non si fa sentire poco all'interno dell'abitacolo, soprattutto poi ad alti giri. I consumi del benzina sono stati ovviamente abbattuti grazie all'installazione dell'attuale proprietario dell'impianto GPL. Per quanto riguarda invece gli accessori, vi consiglio di andarli a scoprire tutti sul nostro sito www.prima.com, sezione San Cesario. Cosa importante, Panda 4x4 ce ne sono davvero pochissime in circolazione, ancora di meno con l'impianto GPL installato, quindi non ve la fate scappare. Vi ricordo che potete venirla a vedere e provare. Vi basterà per questo contattarci ai numeri che trovate in descrizione del video e fissare il vostro appuntamento. Per questo video è tutto, saluto.